Com'è innanzitutto approdare a Piacenza in modo inusuale a vela? Parte mia è bellissima anche perché io sono piacentino nel cuore, piacentino di origine, mio papà era di Piacenza, la nostra famiglia mantiene moltissimi legami, un mio fratello abita a Piacenza, quindi mi sento a casa, è la seconda volta che ci arrivo in barca, bellissimo sia la prima volta sia questa. Come mai questa idea di fare la discesa in barca? Ma perché il Po mi piace tantissimo, l'ho percorso altre volte, mi piaceva quello di farlo questa volta con una piccolissima barca, queste sono barche di 3 metri, quindi direi quasi il minimo per una barca a vela, che mi sembra il modo migliore, vela, remi e una piccola barca per godersi il Po. Barca che si è costruito lei? Sì, tutte e due queste le ho costruite io, sono un costruttore molto dilettante e neanche non sono un maestro d'ascia assolutamente, anche se mi sono occupato professionalmente, sono progettista nautico, mi sono specializzato nelle piccole barche in legno, però come costruttore, ripeto, sono un dilettante, le barche sono molto amatoriali. Però funzionano? Per il momento sì, per il momento non hanno dato nessun problema, si sono comportate bene. Com'è scendere il Po con una barca a vela? Quali sono le difficoltà? Ma difficoltà particolari non ce ne sono, direi che è bellissimo nel senso che si è fuori da tutto, pur essendo in mezzo alla pianura padana, quindi vicinissimo a zone iperabitate, antropizzate, ci si sente in una natura selvaggia, silenziosa, c'è poca gente, quindi è un'esperienza meravigliosa. Un'ultima cosa, questa sua discesa ha anche uno scopo, quello di portare la vela in Africa? Sì, diciamo che ne approfitto per propagandare questa attività di tipo sociale che ho, che ho fondato una scuola di vela in Senegal 8 anni fa, una scuola sociale per i ragazzini locali che non avevano e non hanno molte altre occasioni di svago, quindi ho introdotto la vela in un paese dove non potevano assolutamente, neanche avevano l'idea né la possibilità di farla, ha avuto riscontro, i ragazzi si divertono, l'idea è nata un po' scherzosamente con l'idea di preparare una squadra olimpica senegalese per le Olimpiadi della Vela. Siamo ancora abbastanza lontani, però ci saranno in Senegal le Olimpiadi della gioventù, quindi è già un primo gradino verso le Olimpiadi.